Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vedremo cosa hanno pronosticato i qualificati alla seconda fase della puntata numero 9 del Club della Scommessa. Dovevano pronosticare con un commento tre partite a testa dei campionati principali come Spagna, Francia, Inghilterra, Germania, Italia Serie A e Serie B, che giocheranno questo fine settimana da venerdì 8 a lunedì 11 marzo. Chi non ha commentato il proprio pronostico entro le 14 di oggi, oppure ha pronosticato una partita già pubblicata da un altro prima di lui, sarà automaticamente eliminato e non parteciperà alla seconda fase di questo gioco del Club della Scommessa numero 9. Ma adesso andiamo a vedere cosa hanno pronosticato i partecipanti ancora in gioco. Io intanto ho preparato l'elenco verificando le quote sul sito www.scommettendo.it. Il primo partecipante, Cosimo Di Vicaro, ha pronosticato Chelsea-Wolverhampton 1 a 1,53. Sampdoria-Atalanta X o gol a 1,50 e Fiorentina-Lazio X o gol a 1,53. Poi abbiamo Luigi Cafagna, che ha pronosticato Roma-Empoli 1 a 1,52, Rennes-Cannes multigol da 2 a 4 a 1,50, Frosinone-Torino multigol da 2 a 4 a 1,55. Poi abbiamo Vito Antonio Rizzi, che non ha pronosticato le proprie partite e dunque viene eliminato da questa fase. Andiamo avanti, abbiamo Vincenzo Colucci, che ha pronosticato Arsenal-Manchester United X o gol a 1,47, Marsiglia-Nizza 1 a 1,60 e Spezia-Padova 1 a 1,74. Poi abbiamo Alessandro Crudo, che ha pronosticato Bayern Monaco-Wolfsburg 1 e under 3,5 a 2,25, Hoffenheim-Norimberga 1 e over 2,5 a 1,60, Hannover-Bayer Leverkusen 2 e over 2,5 a 1,75. Poi abbiamo Andrea Campese, che ha pronosticato Chievo-Milan 2 a 1,57, Inter-Spal 1 e over 1,5 a 1,60 e Borussia Dortmund-Stoccarda over 2,5 a 1,50. Andiamo avanti, abbiamo Christian Fox, che ha pronosticato Juventus-Udinese 1 e over 1,5 a 1,50, Parma-Genoa 1x a 1,48 e Lecce-Foggia over 2,5 a 1,81. Domenico Cardone non ha pronosticato le proprie partite, dunque viene eliminato dal gioco. In tutto le partite sono 3, 6, 9, 12, 15, sono 18 partite. E nel caso in cui tutti questi pronostici risulteranno vincenti, il premio per questi partecipanti sarà uno smartphone. In caso contrario, il gioco continuerà solo per coloro che indovineranno tutte le partite che hanno pronosticato, mentre chi non avrà indovinato almeno un pronostico sarà eliminato dal gioco. Vi ricordo inoltre che ogni mercoledì inizierà sempre un nuovo gioco, dove tutti potete pronosticare una partita e partecipare gratuitamente al nuovo gioco del Club della Scommessa. Provate a partecipare al prossimo gioco ed invitate anche i vostri amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!